spingere la freccia o a tenerla lontana da questo, una fesseria, stupidata. Questi invece sono gli, quelli che servono, quelli che fanno scoccare la freccia, flettenti. Questo si può comprare un aggeggio qualunque, di legno, di plastica, di, non ha importanza. Quelli che servono sono questi, flettenti, che servono a scoccare la freccia. Ci sono dei diversi pesi, ci sono per le signore da 12, da 7-8 kg di spinta fino a 40 kg di spinta. Allora uno che si diverte a tirare un centinaio di frecce in un giorno e comincia a farlo, questo per esempio è di 28 libbre, sono 13 kg. Se io lo faccio per un centinaio di volte sono 1300 kg. Poi io ho il bersaglio a 18 metri, si tirano 5 frecce che sono poi queste e fanno male. E fanno male. Queste sono un'arma che bisogna stare attenti a usare, perché se la usi male ti passa dall'altra parte, questo passa dall'altra parte. Tranquillo, hanno delle punte di metallo, un bastoncino che è di plastica carbonio in essenza. Oppure ce ne sono di legno, di alluminio, ce ne sono di tutte le forze. Questi sono stabilizzatori. Questo è l'incocco, cioè quello che si va a infilare nella corda, e la corda è questa. La corda è un intreccio di fili, sono molti fili che vengono uniti, sono mi pare 13-14 fili di nylon che vengono uniti perché possano fare e fanno. Allora, proviamo a montare la freccia. A che velocità vanno le frecce? Secondo il peso? Io non lo so, non l'ho mai misurata, comunque va. Spara forte. Questo è una specie di cavalletto che serve per appoggiare le frecce quando devi andare al bersaglio a tirare le tue frecce. Questo serve, è un parabraccio. Questo è invece un estrattore della freccia, perché con una mano un po' sudata, questa si incastra pertanto così nel bersaglio, tiri ma non riesci, allora si impugna con questo si impugna, si tira, è di gomma, aiuta lo sforzo. Ci sono, come dicevo, un po' di tutte le misure e di tutti i materiali. Io ho una casa in montagna, come qui sono andato in un'associazione che mi permetteva di tirare la freccia, perché non si può andare in giro, bisogna andare in un certo posto, probabilmente in un palestre. C'è anche un posto all'aperto, ma c'è il vento, c'è il sole, c'è questo, c'è quell'altro, insomma, è meglio stare all'aperto. Sono andato in montagna a cercare un'associazione analoga a quella che avevo qui a Milano e mi sono presentato con questo, pensavo di fare così, la cosa che facevo qui. Ma hanno detto, no, comunque la fare lì non ti vogliamo, è moderno, non lo vogliamo. Noi facciamo solo l'arco antico. Capì? E dove si prende? Te lo fai tu. Te lo fai tu, loro fanno, sono un po' scenografi, insomma, la festa dei Longobardi, la cosa antica, il cacciatore, le guerre come facevano, si vestono in un modo strano, insomma, fanno delle cose, ma la cosa più interessante è, te lo fai tu, il legno è questo, questo e questo, ti metti lì e lo sfini, al centro c'è così, poi lo fai, ti danno una specie di disegno e te lo fai un casino, insomma, anche perché devi andare a raccogliere sto legno quando è il mese di ottobre foglie non ce ne sono, mica se no quando sono gli alberi, per me sono tutti uguali, allora devi andare con chi lo conosce, quello, ti fa conoscere queste cose. E che legno ci vuole? Ci vuole un legno...
Come? Che legno ci vuole? Sassi. Allora, si chiede tasso, che è una specie di abete. Cresce molto lentamente, quindi le molecole del legno sono molto fisse, più dure, però è elastico e va bene. Poi c'è il frassino, c'è l'acero, ce ne sono diversi, tre o quattro tipi. Si fanno queste cose. Allora, si può montare, per montare questa cosa si fa così. Ma alla fine te lo sei fatto l'arco? Come? L'hai fatto poi l'arco? Sì, sì. Ma non l'hai portato? Se mi venite a trovare ve lo faccio anche vedere. Con che legno l'hai fatto? L'ho fatto con tre o quattro tipi di legno. L'ho fatto con il tasso. Ma non è un legno, ma il tasso è protetto. Eh? Il tasso è un albero protetto. Ma viene da Napoli con la spesa. No, 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 ma non è difficile, come tutte le cose, bisogna imparare a scrivere, tutto lì. No, chiedevo se si poteva tagliare i rami del tasso, eh? È un albero protetto il tasso. Il tasso è un albero protetto, ma io ho un amico che per combinazione ce l'aveva in giardino. Ah, e allora mi ha detto, vieni, ti do un ramo, è giusto, mi furcuto. Non è facile, non è facile perché io ho fatto un sacco di legna da ardere. Perché? Non lo so, c'ha i nodi, si rompe e poi sfina, ho sfinato troppo, secondo la venatura del legno me ne portava via un pezzo che non dovevo portare via, insomma ho fatto un paio di quintali di legna che non andava. Alla fine sono riuscito. Sono riuscito e ne ho fatti una ventina, addirittura. Se per caso mi venite a trovare ve ne regalo uno. Yeah. Se mi venite a trovare, però se mi venite a trovare. In montagna, dove era in montagna? Ma dove? In montagna? Montagna nel Cuneese, Valle Maira. Valle Maira. Allora, questo si fa così. Questa è così. Si mette la corda, ma io adesso ve la faccio solo vedere. Allora questa si fa così, poi per montare la corda c'è un aggeggio perché è piuttosto pesante caricare la corda. Allora c'è un aggeggio che si chiama carichino. C'è un aggeggio che si chiama carichino e aspetta, che adesso lo troviamo. Allora, questo si monta da una certa parte, si monta, si mette su questa parte, si calza così, si fa passare questo in questo modo, si flette questo, naturalmente si fa con i piedi, si flette questo e si fa con una certa forza, si tira, cioè fino io infilo la corda da un certo lato e con questo l'ho piegato, lo infilo anche da quell'altro lato. Non lo faccio perché a scoccare la freccia con l'arco così scarica, così non carico della sua freccia, non va bene perché si possono intaccare queste cose. Ma è pesante? Come? È pesante l'arco? No, un chilo e qualcosa, un chilo e mezzo, non pesa molto. Il materiale è abbastanza leggero, è carbone. Come si fa per tirare la freccia? Qual è la posizione? Ti insegno a stare diritto perché... Come fucile. Stare diritto, non so in quanti l'avete fatto, è difficile. Bisogna appoggiarsi a un muro per imparare, appoggiare i piedi, sedere, le spalle e la testa e si impara a stare diritto. Poi la respirazione, perché se respiri mentre stai puntando non va bene, perché va da tutte le parti la freccia e non va bene. Allora bisogna caricare il collo e poi tirare. Allora, la posizione è questa, bello diretto, la posizione è questa, così lo vedete un po' tutti. Questa è la posizione.
Allora,